a tutti e benvenuti in questo... Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo e meraviglioso video di Gloria Fair. Oggi sono qui perché voglio provare con voi un sacco di nuovi prodotti che mi sono arrivati, sia di Mulac che di Huda Beauty, perché abbiamo delle palette correttive di Mulac che io sto amando alla follia da quando mi sono arrivate, li sto utilizzando tutti i giorni, quindi volevo provarli anche con voi per farvi sapere le mie impressions. Tra l'altro, sì, ho due nuove palette in realtà che vorrei usare e sono... quella di Huda Beauty, la Rose Gold Palette Remastered, quindi la nuova Rose Gold. E questa qua è regalata da Giulia Cova, che è la Skinny Deep di Jouer e ha dei colori pazzeschi al suo interno, ma li vedremo dopo, quindi continuate a guardare il video per sapere cosa ne penso di questi prodotti e come li utilizzo. Infatti facciamo mi preparo con voi, ma prima di iniziare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, attivare la campanella per sapere quando ci sono nuovi video. Ok, scusatemi i capelli, li devo lavare, fanno schifo, però questa è tipo la piega dopo 3 giorni, sono molto belli anche lisci. Ultimamente sto facendo sempre sto bun che, non lo so, mi dà un senso di completezza. Sono contenta che vi piacciono i miei nuovi capelli, io sono molto contenta, mi sto trovando molto bene. Ma direi di iniziare a correggerci il viso. Utilizzo queste due nuove palette di Mulac, che sono le Color Correcting. Questa qua appunto la Color Correcting, e questa qua invece è la Ultra Light Palette. Mi piacciono un sacco come sono state studiate anche per l'apertura a libro, con questa calamitina di fianco e queste 4 cialde rettangolari. Utilizzerò prima quella correttiva per andare a spegnere, insomma, i vari, per andare a contrastare i colori che ho qui su questo mappamondo. E utilizzo l'arancione per andare a spegnere lo scuro, insomma, delle mie occhiaie. È molto arancione come colore, però io lo mischio con quest'altro qua più giallino. A differenza delle altre palette cremose che ha fatto Mulac, queste le trovo ancora più cremose, dato che ho la pelle molto molto secca. Tra l'altro non ho applicato la crema, tra l'altro. E dicevo, mi piacciono molto perché sono molto cremosi e si sfumano benissimo e non vanno a seccare la pelle. Sul resto del viso vado... vado a mettere questa qua di Mesauda, che è l'Aquaceous City Proof Cream. E niente, mi piace molto anche questa perché è davvero tanto tanto idratante. Poi non so se al suo interno contiene schifezze, non ve lo so dire. Che bello stendersi la crema. Sono usciti nuovi brufoli, però vabbè, è anche quel periodo del mese, quindi ci sta che escano, poverini. Oh shit. Con il correttore verde invece vado a spegnere i rossori del viso, quindi in questo caso vado a stenderlo sui miei brufolettini. Parlando di altro, parlando di serie TV, perché mi continuate a chiedere cosa guardo, se ho iniziato nuove serie TV, bla bla bla, vi posso dire che ultimamente sono molto molto in fissa con Girl Boss, che l'ho già guardato, ma non lo sto riguardando perché mi è piaciuto talmente tanto che ho voluto riguardarmelo. Se non sapete di cosa si tratta, è una serie TV, io guardo tutto su Netflix, ho l'abbonamento Netflix, e guardo questa serie TV principalmente perché mi piace un sacco la storia, che è tratto da una storia vera di Sofia Moruso, la fondatrice di Nasty Gal, il famoso sito Nasty Gal, quello americano. Adesso applico il viola per andare a illuminare questa zona spenta. È fatto benissimo. A parte l'editing, tutto quanto, le riprese, il modo in cui è stato studiato, è tratto tra l'altro dal libro di Sofia Moruso, e mi ci rivedo molto in lei perché io sono una fancazzista nata, piena di idee e sogni, che si butta giù da sola, che però mi sprona a fare di meglio quello che faccio. È molto bello, ve lo consiglio perché è davvero... lo so, è leggero, ma allo stesso tempo vi prende. Ve lo consiglio, poi mi saprete dire. In realtà sono pochissime puntate, proprio racchiude la storia di questa ragazza. Non ci credeva nessuno a lei, ma lei ha fondato poi questo meraviglioso sito, Nasty Gal, che prima è nato come negozio eBay. Poi va avanti, insomma, non vi voglio spoilerare. Adesso applico questo qua più chiaro, che mi piace tantissimo perché è molto molto chiaro. Non mi sento neanche tante volte quando si applica tanto make-up, non lo so, almeno a me succede che mi sento in colpa. Quindi applico tanto make-up e dico, mio Dio, sto coprendo la pelle, adesso mi escono i brufoli peggio di prima. In questo caso, con la roba di Mulac, mi sento meno in colpa. Con queste cose, comunque, con un buon inci, mi sento meno in colpa. Non so perché, la mia testa viaggia. Ah, mi è entrato un pelo! Ah, bastardo. Ah, poi ho visto un altro film che in realtà non prometteva per niente bene, però è uno di quei film teen proprio, no? Leggeri, che un po' romantici, che ti fanno ricordare quando
eri ragazzetta, così, e si chiama Photobooth, no, cos'è, Kiss Booth, una roba del genere. Photobooth, mi stavo ricordando l'app del Mac. E si chiama Kiss Booth, tipo, ed è un po' carino, mi è piaciuto. È iniziato un po' strano, tipo, ok, questa sarà una cagata, però a guardarlo tutto è davvero tanto tanto carino. Adesso applico il fondotinta, questo qua è il Natural Radiant Longwear Foundation. Oh, per poco! No, voi non avete idea di quanti vestiti io mi sporco ogni volta perché sono una chiavica. Faccio sempre danni. Direte, Gloria, è la prima volta che parti dalla base. Di solito fai sempre gli occhi e poi la base per ultima, lo so. Però, non lo so, oggi mi sentivo di partire dalla base. Ok, va tutto bene. Vado a fissare questa parte qui con la cipria di Mulac, questa qua è la Sealed Deal White. Where is the fucking palette for the contouring? Come? Vado a scurire un po' il viso, utilizzo le terre, quelle di Nabla, che ho sempre pronte qui. E ho tipo questo brufolo qua che ci sta mettendo veramente un sacco ad andarsene. Sono tipo 2 settimane tra un po' che ce l'ho. Questa cosa mi sta urtando il sistema nervoso. L'illuminante lo vado a stendere dopo perché adesso passiamo agli occhi e volevo farvi vedere la bellezza. Un sacco di voi mi hanno chiesto com'è questa palette, se ne vale la pena, se è uguale alla prima. Ieri ho fatto una live su Instagram dove le abbiamo comparate, cioè dove le ho comparate con voi. E questa è la prima, la Rose Gold Edition, e questa è la Remastered, quindi la seconda. E qua avevamo una plexiglass trasparente, mentre da questa parte abbiamo la copertina stupenda, a mio avviso, è bellissima la seconda, con lo specchio, cosa che nella prima non già sta, quindi era un po' un problema perché io ogni volta adoro tantissimo questa palette, ogni volta che devo magari portarmela dietro devo portare anche lo specchio enorme perché non riesco a truccarmi con lo specchio piccolo tipo delle cipri o robe varie. L'unica pecca è che i colori al suo interno cercherò di girarla senza romperla. Sono molto belli, sono tutti più chiari, ne mancano alcuni, però non mi piace il fatto che quelli riformulati e schiariti hanno una texture più fine, quindi sono in polvere più sottile, mentre qua avevamo proprio i metallici con perla grossa. E secondo me la particolarità di questa palette erano proprio gli ombretti a perla grossa, perché come vedete sono anche quelli più swatchati, più usati e più fighi. Fatte con una texture quasi burrosa, infatti si vede la pigiata del mio dito e sì, scrivono moltissimo, nel senso sono comunque scriventi, tutto quello che volete. Io adesso ho appoggiato il dito e la scrivenza è qualcosa di epico. Approvo e apprezzo entrambe, però capisco che, non lo so, comprarne una e scegliere tra le due. Forse andrei sulla prima. Però, siccome siamo qua per provarla, mi truccherò con questa qua. Vado ad utilizzare Demure, questo qua più chiaro, diciamo un colore di transizione molto molto rosato, un biscotto rosato. Una cosa che ho notato delle palette di Huda Beauty è che hanno gli ombretti molto polverosi, come vedete, cioè si impolverano subito. Però sono super iper scriventi, quindi si può passare su questa cosa, cioè guardate qua, hanno una scrivenza pazzesca. Non fate caso, io sto cercando di pulire i pennelli sporchi che ho sulla mano. E vado ad applicare Coco, che in questo caso hanno messo secondo me una punta di viola, perché è un po' più scuro e più freddo. Lo vado ad applicare all'angolo esterno dell'occhio, guardate la scrivenza. Fatemi sapere altri telefilm simili, leggeri da guardare. Ho guardato anche Jane the Virgin, ma l'ho abbandonato perché è veramente troppo idiota. È carino da guardare, tipo l'ho guardato quando avevo fatto l'estrazione dei denti, non sapevo che cacchio guardare, mi sono guardata quello. I 3 giorni sulla mia poltroncina a soffrire per l'estrazione dei denti. Se avete dei telefilm simili a Girl Boss, un qualcosa che vi sprona, che non lo so, boh, una roba del genere, consigliatemelo, anche se non c'è su Netflix, no? Qualcosa da guardare in streaming. So che in tanti, tra l'altro, state anche aspettando il video quello da Menosa, no? Cos'è che avete votato? Impaurita? Schifata? Boh, non mi ricordo comunque. Mi preparo con voi fatto in quel modo, tranquilli, lo registrerò presto. Ecco, l'unica pecca che ha un po' di fallout, essendo molto polverosi, hanno troppo fallout, secondo me. Vanno
sbattuti molto. Tra l'altro io ho la fissa dei film degli anni 2000, inizio anni 2000, no? E mi sono riguardata quel pazzo venerdì. Ah sì, stavo cercando di riguardarmi Nata per vincere, raga, l'ho tolto subito perché non riuscivo a guardarlo. L'espressività di Hilary Duff mi urta. Adoravo tantissimo quel film proprio perché parlava di canto e non lo so, da piccola andavo fuori di testa per Nata per vincere, soprattutto quando combatte la sua paura e canta davanti a tutti. Non sono riuscita più a guardarlo proprio per l'espressività e, oh mio Dio, la frivolezza nella recitazione di Hilary Duff. Mi sono sentita molto vecchia, perché una volta mi piaceva. Però ho riguardato High School Musical, anche se è sempre, cioè, è stupidino, no? Però comunque sono riuscita a guardarlo meglio di Nata per vincere. E non mi vengono più in mente film da riguardare che guardavo quando ero piccolina, cioè piccolina, quando avevo 16 anni, 15, 14. Quindi se avete ricordi da buttare fuori dei film che ci piacevano quando eravamo più giovani, mi parlo agli anni 90 style, alla gente anni 90, fatemi sapere qua sotto perché devo troppo guardarmi i film. Allora, adesso volevo applicare questo color champagne che è Blessed, l'hanno rifatto. Infatti il loro Blessed era molto molto più scuro marrone, che è questo qua, Blessed, mentre qua l'hanno fatto più dorato. E poi all'angolo interno utilizzare o Moon Dust o Bubbly, adesso vedo, perché come vedete Moon Dust l'hanno fatto shimmer, mentre qui Moon Dust era opaco ed era tipo un giallo spento. Ecco, forse gli ombretti al suo interno questi, a riguardarli adesso. Adoro tutto ciò che brilla, sono tipo la gazza ladra, quindi secondo me la 2 adesso la sto rivalutando. Con me andate sul sicuro, non capite un cazzo. Applichiamo Rose Gold, wow. Secondo me però si stende meglio col dito. Ah, svegna. Sì, ma ciao. L'avrei fatto più power, sai, Uda? Capito, amica? Andiamo diretti su Moon Dust e Bubbly e le andiamo a stendere in questa zona qua. Perché non brillano? Carrots in the air. Ah, ecco, col dito è tutta un'altra cosa. Facciamo che applichiamo con lo stesso pennello poco e andiamo con Maniter, che è più rosso rispetto all'altra palette. L'altro era un po' più scuro, più spento, questo è proprio rosso, rosso, rosso. L'altro era più rosso sangue, blood. Lo vado ad applicare qua sotto. Voglio applicare un colore power. Come vi dicevo prima, questa è la palette che mi ha regalato Giulia, la Skinny Deep di Jouer. Io non avevo mai provato prodotti Jouer, quindi questa è la prima volta. Anche ieri in live ve li ho fatti vedere sulle mie guance, sulla mia fronte, ve li ho proprio swatchati così. E guardate la figaggine di questi ombretti. Sono tutti dei protagonisti, quindi abbiamo Starlight che è un argento e vi giuro che ha una scrivenza, cioè io tocco appena il prodotto e guardate cosa mi lascia. Guardate cosa mi lascia. Poi abbiamo Bikini, che è un po' più naturale, infatti è un duochrome bianco e rosa. Skinny Deep, che è il protagonista della palette, infatti è qualcosa di epico, tipo oro puro. Tan Lines, che è un po' più scuro, un po' più bronzato, con i riflessi dorati. Magic Hour, non so più come farveli vedere, questo qua è un grigio scuro proprio antracite. E poi c'è Midnight Swim, che è proprio scuro, questo qua è tipo un fondo grigio scuro con queste pearlescenze dorate. È bellissimo toccare questi ombretti, però io voglio applicarli col dito perché secondo me hanno una resa ancora più bella. Oddio, di cosa stiamo parlando, mio Dio. Questi come punto luce, ragazzi, spaccano il culo ai passeri. La colla che ho utilizzato è la colla di Huda Beauty e le ciglia finte mi pare che siano le NYX numero 24. Vabbè, comunque questa è la ciglia finta di Huda Beauty. La colla per ciglia finte di Huda Beauty è bellissima, nonostante sia nera io sono sempre stata un po' tipo così per le colle nere, però questa qua mi piace tantissimo. Se non l'applicate bene ovviamente si spalma ovunque e sembra che avete messo male l'eyeliner, anche se non avete usato eyeliner, perché ovviamente essendo colla nera si stampa, quindi dovete stare molto attenti a metterne il giusto e applicarla lì dove sta senza spostare la ciglia, in modo che non vi si non vada in giro, ecco. E il mascara che utilizzo è il Bad Girl Bang di Benefit. Mi state continuando a chiedere come mi trovo con questo taglio e ragazzi è qualcosa di strepitoso. Prima, avendo comunque il capello sulle punte molto molto secco, mi svegliavo la mattina che avevo i capelli belli fino a qua e poi tutti ricci.
o gonfissimi dietro. Adesso mi sveglio che sono praticamente super gestibili, ci metto pochissimo a lavarli, ad asciugarli, ad acconciarli. Ultimamente non li sto neanche acconciando, quindi faccio questa cosa con le mani e mi vengono mossi, perché io di mio non ho il capello, cioè avevo il capello drittissimo, ultimamente con la vecchiaia mi sta diventando sempre più morbidi, più mossi. Voglio utilizzare l'illuminante di Mulac, Glowy Bunny, questo qua della palette degli illuminanti. Guardate quanto è lercia, mi vergogno tantissimo, è proprio bianco, cioè è bellissimo, mamma mia. Ho finito anche la stagione di Shadowhunters e inizia ad agosto, il 15 agosto continua ed è finito tipo, oh no, voglio sapere il resto. E poi sto guardando C'era una volta, che non ho ben capito se è finito finito o continuano, perché è finito un po' strano, cioè nel senso, non so se lo state seguendo pari passo anche voi su Netflix. Sì, vado a stendere, come l'ho detto a sé. Il numero 24, Burnt Sienna. Come diavolo sto tenendo lo scovolino. Il look è finito, questo è quello che ho voluto proporvi utilizzando la nuova Rose Gold Remastered di Huda Beauty e appunto la Skinny Deep de Jouer con i correttori di Mulac, insomma tutte robe nuove. Spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere nei commenti qua sotto tutte le robe che vi ho chiesto durante questo Mi Preparo con voi, spero che vi abbia tenuto compagnia, se così fosse vi chiedo di lasciarmi un bel pollice su per supportarmi e farmi sapere che il video vi è piaciuto. Io vi saluto, adesso faccio un po' di scatti così li pubblico su Instagram, vi chiedo di seguirmi anche lì se non lo sapete, perché siamo arrivati a 100.000 su Instagram, è una cosa bellissima. Grazie di cuore davvero per supportarmi anche su quell'altro social. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!